Buonasera, siamo a casa di Stefano e Stefano ha tirato fuori dal frigo appena adesso un dessert troppo troppo carino e troppo strano. E mi sta spiegando che cos'è questo dessert. Io non l'ho assaggiato ancora. E è un dessert fatto di buccia di arancia. È un dessert nordafricano, è un dessert che è stato fatto a mano da una signorina che conosce Stefan. È morbido, Stefan? Sì, no, è morbido, ma è anche un pochino duro, è compatto. E quali sono gli altri ingredienti? Non lo Buccia so, d'arancia non lo e so. segreto. Forse Ma tu sai come è si così, chiama? Anche no? non sappiamo come si chiama. Mazza, non sappiamo niente. Allora, questo video è No, breve. è un video Fantastico. corto. È troppo È così? carino. Secondo te c'è alcol? C'è forse un No, no, liquore è dentro? così. Quando l'ho visto nel frigo, io pensavo che erano le pesche sciroppate, perché colore. È un pochino come Buccia d'arancia. candiet. È buccia d'arancia candita. Stefan dice, è come se fosse buccia d'arancia candita. Posso mangiare questo pezzettino per Sì. assaggiarlo? Allora, il pezzettino scompare qui dall'inquadratura. Valentina se lo mette in bocca e Buon sentiamo. appetito. Wow! Sa un sacco di buccia d'arancia. Ma è buono! Però un sacco candito, è vero. C'è dentro buccia d'arancia, acqua e un quintale di zucchero. Per cui il mio esperimento si ferma qui, cioè das war's schon. Sto dicendo a Stefano, è finito quello che io mi mangio di sto dessert. Però buono, mazza se buono. Ma scusa, ma se la tua amica è greca, perché fa un dessert nordafricano? Oddio, è orrendamente Ma zuccherato, c'è cioè una quantità di zucchero pazzesca. tutta l'istoria dell'est del Mediterraneo e Osmanisches Reich e L'impero ottomano, dice Stefan, e la Tutto il storia tempo della Grecia, la Grecia. la Grecia era un parte di Osmanisches Reich in italiano. L'impero ottomano. Ottomano. Sai, Stefano, ottomano è come se 8 hands, 8 mani. Sì, è 8 hände. certo. È bello da vedere, è bello che è tutto un rollino arrotolato, è veramente carino. Mi piacerebbe sapere come si chiama per vedere se è facile o difficile da fare. Das finden wir noch raus. Das schreiben wir unter das Video. E soprattutto per vedere, non credo, Stefan dice, lo scriviamo sotto il video qual è la No? ricetta di questo. Se tu rivedi la tua amica, sì. Ah, oh, sì. Ma prima che ci coordiniamo, può passare un'intera vita. Quindi non ci contate che lo scrivo sotto il video. Però mi piacerebbe sapere quali sono gli ingredienti, se sono tanti, se sono pochi, soprattutto quale quantità di zucchero c'è, perché sicuramente la buccia d'arancia non è. Ja, aber das ist nicht so süß. Per me sì, Sì, Stefan, per per te, me è spaventosamente dolce. ma no, non è pieno di zucchero. Lo capisco che non è pieno di zucchero. Tu dici sopra, non è pieno, ma forse è dentro. Vabbè, e niente, volevo fare questo video che è una curiosità, una cosina strana che volevo farvi vedere, giusto? Sì. Stefano, vuoi dire ciao con la faccia? Sei No, ciao. Ciao, sicuro? ciao. Già, va bene, ciao, ciao, ciao. No, scusate, sono ancora qui perché adesso sto mangiando la mia banana consueta quotidiana dopo aver provato quell'unico pezzettino di questo. E cioè la banana mi sa di acqua, mi sa di niente. E vorrei farvi notare che solitamente la banana è un qualcosa che a me piace tantissimo, ma che io un pochino temo perché so che la banana normalmente mi, come dire, mi
mi riempie la bocca di sapore zuccheroso. La banana è in assoluto la cosa che io mangio che è in assoluto con il sapore più zuccheroso. Quasi mi anestetizza la bocca, per quanto è zuccherosa per me la banana. È quasi insopportabile la zuccherosità della banana. Stefano, che vuoi questa mucca? Allora, se questa adesso mi sa di acqua, mi sa di niente. Questo vi dice la quantità di zucchero che c'è qua dentro. Quindi non sappiamo quali sono gli ingredienti, però sappiamo che c'è uno scatafascio di zucchero sicuro. Però buono, chiaramente. E mi ricorda molto dei dolci che mangiavo da piccola, che però non so, è un sapore che risale veramente a quando ero molto molto piccola. Secondo me se c'è qualcuno di siciliano mi sa dire qualcosa su sto dolcetto. E niente, volevo aggiungere solo questa cosa perché è eclatante. Quanto non sappia di niente una banana saporitissima dopo aver assaggiato un pezzetto di questo. Ciao. Oh. Stefano, è la bocca piena. È la bocca piena? Va bene, ciao. Ciao. Una gara. Chi riesce a versare più acqua dentro il bicchiere? E chi ha vinto la gara? Ha vinto la gara la noce di cocco di sinistra. La noce di cocco di sinistra ha versato più acqua di cocco dentro il bicchiere. La noce di cocco di destra invece ne ha versato solo fin lì, perché infatti la noce di cocco di sinistra era più pesante rispetto alla noce di cocco di destra. E grazie, grazie per il tovagliolo lì, per il canovaccio. Yeah! Fantastico. Wow, non è nasty. Ho pensato che era una noce nasty, perché sai, qualche volta le noci di cocco sono nasty, nasty. Nasty coconut. Oh, ammazza, e che è? Vedi, non ho mai visto una cosa del genere. Vedi, adesso Anche si capisce perché si chiama noce, perché sembra io. veramente una nocciola gigante, la nocciola per un gigante. Così è fantastico. Veramente, soprattutto per sfondare la testa di qualcuno. No, Male. così niente, mi è venuto in Where was mente. Trudas? Ammazza che. Ti immagini uno scoiattolo gigante? Lo sai chi è lo scoiattolo? Questo animaletto rosso. Uno scoiattolo gigante che fa. Ora tocca a questa. Prima questa, Ein Eichhörnchen. adesso questa. Dimmi ancora. Eichhörnchen. Eichhörnchen. Questa è una di quelle parole che io non ci ho mai neanche provato a imparare a dirla perché so già che tanto non la so più dire mai. Questa forse è nasty.
Ma Stefano, questa è fantastica. Ma questa me la posso portare direttamente? Una novità, you can bring it like this. This will be the freshest ever. Veramente, yeah. È vero, perché adesso che cosa serve solo da fare? Serve che io la incido. Habe ich noch nie gesehen, so noch nie, nie, nie. Sì, Stefano dice, non ha mai visto una cosa del genere. Infatti io questa mo me la porto così. Stiamo aprendo queste due noci di cocco perché io devo andare, devo niente. Mi servono delle cose che io posso portare in giro in treno, in aereo, eccetera, da mangiare. E io mangio questo. E basta. E abbiamo aperto anche l'altra, anzi Stefano ha aperto anche l'altra. Ma è fantastico, tutto questo è fantastico, è fantastico. Ho già detto che è fantastico, è fantastico. Ma è fantastico, è fantastico. Ho già detto che è fantastico. Senti, ma è tutto fantastico. Cerchiamo di capirci bene. Allora, io devo andare in treno e mi porterò questo come pranzo. Non la apro adesso. Perché questa adesso è soffice, si può aprire semplicemente, se gli dessi un cazzotto si aprirebbe, no? Si spaccherebbe in pezzetti più piccoli. Ma non lo faccio perché chiaramente più rimane insieme e più si preserva il suo gusto, la sua freschezza. Quindi io domani mi porterò come pranzo una cosa fantastica che è una rarità. Cioè, voglio dire, non succede tutti i giorni di riuscire ad aprire una noce di cocco così. E cioè mi sento veramente fortunata, blessed, I feel blessed, no, not blessed, ma blessed. Fantastica, facciamo anche una foto magari, che bel ricordo, ecco. Questa cosa è una rarità, quello che state vedendo in questo video è un'assoluta rarità. Una noce di cocco che si è snocciolata e niente, adesso vive così, fantastica. Tra l'altro ha un odore stupendo, un odore, madonna, un odore di umano, come dire. Di umano? Sì, un odore di vivo. Oh. È fantastica, è bellissima. Guarda, anche questa. L'hai tagliata tutta così. Stefano, ma sei un... lasciala così. Perché questa io adesso la metto dentro la bustina e me le porto. Madonna, che bello! Che bello! Ora manca solo l'assaggiamento delle due acque di cocco. Eh? Stefano dice che macello. È vero che hai detto macello? Sì. Certo. E niente, mo puliamo tutto, assaggiamo le acque di cocco perché non sappiamo quale sarà più buona, se l'una acqua di cocco o l'altra acqua di cocco, e poi basta. E poi via per altre nuove desideranti avventure. Bye! Bye! Ho fatto questo, una piccola creazione. È bellissimo, è tutto fantastico oggi, veramente. Qui c'è una fessurina per il cappellino e qua invece c'è una porticina. Troppo bello tutto questo. Guardatevela bene questa cosa, perché questa è una cosa rara. Non la Naked Palette. La Naked Palette c'è solo bisogno di soldi per averla. Invece questa c'è bisogno di un amico, c'è bisogno di una certa maestria per aprire le noci di cocco. Ricordando che ogni noce di cocco è unica e quindi non sta al volere delle persone. La noce di cocco fa quello che vuole. Ciao!